Bene ragazzi, ci siamo, prego, non è che ogni volta devi fare l'entrata trionfale. La prima volta va bene, adesso sei già uno che basta. Crossbar Challenge, signori. Sfida difficile soprattutto per Steve che non vede neanche la porta, possiamo dirlo. E affiderò il mio istinto. Pronostici, chi vincerà, chi non vincerà? Io non... Posso dire che secondo me Brogna, volendo rifarsi perché era un po' nervosetto in quella delle punizioni, potrebbe finalmente spolverare il suo velluto. Sai che ti stavo dicendo la stessa cosa? Ho il piedino caldo. Lui ha bisogno di questo autoconvincimento, quindi gli ho servito l'assist. Ma il piedino caldo perché è la sfida subito dopo la precedente. Esatto, per quello, solo per quello. Non diciamo queste magagne. Io ho ancora il sedere caldo, però... Vabbè. Robe sessuali tue, ti prego... Non è sedere caldo, è per la tua punizione, zio. Va bene, inizia Stefano. Dai, dai. Non l'abbiamo messo. Ti piace il legnetto, eh? Ancora con lo sterco, zio porco. Okay. Comunque, cioè, usiamo al posto di un legnetto per tenere il segno della palla un pezzo di uno stronzo. Ma cos'è la palla? Adesso devi... Per ottimizzare il tempo. Ah, eravamo rimasti, ha detto così Stefano. A parte che puoi andare anche tu a prendere la turno. Ma abbiamo detto chi tira la va a prendere. Però tu dici per ottimizzare. Ma siamo in tre. Chi tira? Rimani là, prende. Rimani là. Non è che non si può provocare. Io il chiudo del gol, non della traversa. Dov'è lo stronzetto? È lì a raccogliere la palla. Ah, intendi. Ciccio, puoi spostarti per favore? Cioè, ma guarda che sei incredibile. Puoi levarti? Ma posso per te? È il mio canale. Guarda te, zio cane. Chi arriva prima a quante vince? No, facciamo 10 a testa. Siamo uno a testa? Finora sì. Lui due. Quindi il tuo secondo. Aspetti di parlare mentre prendo la rincorsa? Secondo te? Ah. Sai che proprio la prospettiva non si capisce? Cioè fino all'ultimo! Ma no, io proprio non c'è profondità, non si capisce. È un paesaggio finto. Sì, in realtà sei a casa di smart working che non ti rendi conto. C'è il green screen, c'è. Terzo. Stefano, possiamo dire una cosa ai nostri amici? Possiamo dire che qui privata, da questi due tiri si capisce che la challenge di prima il giudice ha avuto solo culo? Sì, e la barriera un po' ma sì, un po' di doping. Vabbè, comunque... Bello! Hai già hai raddrizzato un po'. Ciccio, non è che stia giocando la punizione challenge, eh! Forse una porca troia! Scusa! Oh cazzo, ma che sfiga che sto avendo! Delle traverse è proprio una roba. Questa luce semifioca non ti fa vedere un cazzo. Poi è bianco su sfondo bianco, cioè proprio non c'è profondità. Ogni volta faccio più fatica a trovare lo stronzetto, il che vuol dire che si sta facendo buio. Quinto sesto? Ma figlio puttana! Cioè, uno che vede le nostre challenge non capisce se l'abbiamo registrata in inverno, in primavera o a Ferragosto. Cazzo, fa quella parabolina! Mamma che challenge di merda, zio! Non c'è possibilità per vincere!
lui l'ultima per vincere, deve farne due. Ah. A meno che pubblicare sta merda. Certo che la pubblico, sto vincendo io. Solo perché stai vincendo a culo con un tiro, tra l'altro. Ora 2 su 2 faccio. Ora 2 su 2 faccio. Concentrati. Ma non è questo la ultima. No, non è questo di concentrarti, non ci vedo. Concentrati. Concentrati, mi concentro. Dai. Se prendi la traversa il Milan andrà in Champions, altrimenti quinti. No, tutto non dipende da te. Cazzo. Tutto dipende da te. Non rompere il cazzo. Se prendi la traversa il Milan andrà in Champions, altrimenti attenzione signori, potrei addirittura segnare non permettendo quindi neanche a lui di tirare l'ultimo. Il decimo tu non lo tiri, mi superi la prossima volta. Vieni, facciamo la cosa. No, te la faccio tirare, non te la faccio tirare. Ma almeno lo... che vedo. No, perché sì, c'è batteria scarica. Posso dire che esaltarsi così tanto per due traverse su tutti gli idee è un po' imbarazzante. Con questo buio che sta. Ma se voi ne fate sei zero, l'unico che ci vede, ho capito. Solo per il gusto. Entrambi portiamo gli occhiali, va bene. Ti abbiamo fatto vincere. Sai quelli che hanno bisogno di essere un po'. Sì, va bene, io. Dai. Bene, ragazzi, la challenge forse più accattivante di YouTube finisce qui. La prima che ha vinto, ci credo. Grazie al mio Steve, grazie anche al giudice, finito l'effetto del doping. Per adesso è tutto e alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ma posso tirare la decima? No, dai. Ma almeno per vedere su 10. Oh!